Allora, Antonio Petitti suonerà questo brano scritto da egli stesso, cioè da Antonio, Strano di lei, e adesso, esclusi i musicisti, che non vale, vince una birra. Chi mi dice che chitarra è questa? Esclusi i musicisti. Chi ha suonato? Gibson. Attacca il cell'occhiale, signor Petruzzi. C'è scritto Epiphone. Ma che Epiphone è? Quella di Brian May. Piero Aversa, bocciato, bocciato, forte. Che chitarra è? 35. No! Non vale, non vale i musicali della scuola del rock, tranne Piero che ha sbagliato. Allora, questa è una Epiphone Casino, resa celebre dal... La Epiphone è una sottomarca della Gibson, però siccome un certo John Lennon l'ha usata nel concerto sul tetto, mo costa più la Epiphone Casino della Gibson 330. Quindi Antonio con una splendida Epiphone Casino modello John Lennon, che il che aiuta sempre, e seguirà Strano di lei. Grazie Mario. Prima di iniziare volevo solo spendere due parole dicendo che questo è un brano che ormai ha 5 anni di vita, però non ho mai avuto l'opportunità di suonare dal vivo. Infatti per questo volevo ringraziare Mario, Angela e la scuola per darmi questa opportunità. Mi sarebbe piaciuto un sacco suonarla con i ragazzi della scuola, speriamo ci sia la possibilità nel futuro. Lavori troppo, Antonio. Grazie, Strano di lei. Una vita duplice, semplice, una vita vigile, complice, credevi fosse facile ed invece ritorni sempre a quel che fece in quel giorno sterile e umile in cui tutto diventa più simile a niente di... Provai a vivere la vita facile, il cielo regala nuvole come la pioggia alle tegole, una ferita scelta e aperta tace, ma lascia urlare la cicatrice. Giorni seguirono le sillabe, così che il nulla diventò più simile a niente di... Tornai a ridere, la vita facile, casa al vertice, se stavi tu guardi
senso le pagine.